Ok, allora andiamo al prossimo ricordo, ragazzi. In questa Venezia molto molto carnevalesca. Poi, ripeto, me che vengo da Viareggio, mi parli di carnevale proprio. Cioè, parli con la persona giusta, perché tu vuoi parlare di carnevale con me e io ti forculo al carnevale. Un altro saltimbanco acrobata. Che dio. Ah, fatti i cazzi tuoi. Non dovresti stare... Eccolo, pazzo! Zitto! Non trovo il punto, scusate. Chi è il prossimo? Eccomi. Benvenuti, benvenuti! Siete pronti a mettervi alla prova con un gioco di velocità e resistenza? Ma... La corsa? Vi attendono lungo il percorso. Il gioco è facile, ma vincere è quasi impossibile. Iniziate quando siete pronti. Chi... Niente è possibile per Zlatan. Sarà più vicino alla maschera d'oro. Sono partiti. Vinci la corsa, vabbè, dai raga. 2 minuti 16 tappe si può anche fare, eh. Certo che Ezio fa venire un po' il latte alle ginocchia, eh. Potresti andare anche un pochino più veloce. Farà male il cuore. Sta canzone qua, ragazzi, l'adoro troppo. Oddio, ma è di là? È sopra. Addio. Ok, va bene. E ho perso parecchio tempo, ma ci si dovrebbe fare. No, Ezio. Dobbiamo nettamente accelerare il passo. Venti secondi, 4. Oddio, forse ci si fa. 3. 2. E mi servono ferri, armi, armature, lucchi. 1. Ci si fa, ci si fa. Yes. Ragazzi, una sudata assurda, eh. Vincitore! Ti sei dimostrato. Ho temuto di non farcela. Veloce di Venezia! Ora sei più vicino di un passo al grande premio. E a questo punto fammi fare anche l'altro, no? Scusa. Fatevi avanti. Benvenuti, lottatori. Il gioco è semplice. C'è solo una regola. Niente armi. Oh, sì, vieni Dante, vieni a me. Non vedo l'ora di distruggerti. Chi vincerà la maschera d'oro? Ezio Auditore. I Bari fanno una brutta fine. E i Lecce pure. Ok, dopo questa potete chiudere il video. Oh, però devi... Boom! Beh, l'esordio non è stato male, eh. Oddio, beh, questo... Se non si buggasse. Ah, questo le dà. Ok, allora le do anch'io. Non ci si può difendere, allora si va dritti al punto. Tanto fratello Federico ci ha insegnato come si fa.
Sembra che costui si creda un campione. Vai, Dante, fagli vedere quanto si sta illudendo. Ok, lo posso agguantare? Quanto no? Non mi fa niente. Boom. Dai. Finché ne hai, Ezio, finché ne hai. Non c'è nessun altro a sfidare quest'uomo sul palco? Abbiamo un vincitore! Ezio Editore. Mulo corrompe. Non abbiamo più un vincitore. Abbiamo degli sfidanti. Però così non vale. Armati. Dunque è così che la mettiamo, eh? Laggiù, eccolo! Te ne andrai! Qualcosa non va. Sì. Boom. Sì. Allora si possono usare armi. A parte l'arma del tuo amico questa. Quindi buona. Signore e signori, i giochi di carnevale si sono conclusi in modo glorioso. Venite a vedere il vincitore mentre riceve la maschera d'oro. Pensa a quanto sta rosicando sto qua in questo momento. Si è dimostrato il piede più veloce, il campione più forte, lo stratega più accorto e di certo il cazzo più lungo. No? Ragazzi, sono senza voce, perdonatemi. Il vincitore della maschera d'oro è Dante Moro. Dante d'oro. Congratulazioni. Ci vediamo questa sera. Beh, sarà anche 1500. Ma oggi pensate che vada diversamente la storia? No, ragazzi. Vi sbagliate di grosso. Oggi forse è anche peggio. Ma noi ci prenderemo la nostra vendetta, non vi preoccupate.